Ciao amici di Unibet, a meno di una settimana al termine del calciomercato e tantissime trattative ancora da decidere. Il caso più scottante è evidentemente quello legato a Pepe Reina, perché il portiere del Napoli ha preso la sua decisione, ovvero quella di abbandonare il progetto partenopeo e firmare con il Paris Saint-Germain, che gli offre un contratto veramente faraonico, 4 milioni di euro all'anno per 2 anni, rispetto all'unica stagione ancora rimasta di contratto al Napoli. E anche una buona offerta al Napoli, 5 milioni più uno di bonus più la possibilità di scegliere un altro portiere. Il Napoli per ora preferirebbe evitare di perdere il suo titolare in una fase così delicata del mercato, però guarda anche delle alternative. Sono invece legati a stretto filo tutti i destini degli attaccanti più importanti del nostro campionato, a partire da Patrick Schick, che continua a nicchiare rispetto all'offerta della Roma e preferirebbe l'Inter, ma la Roma arriva a una proposta di 40 milioni di euro alla Samp, cifra che l'Inter non ha intenzione di raggiungere, quindi giallorossi largamente favoriti al momento per riuscire a convincerlo. A questo destino è legato anche quello di Zapata del Napoli, che potrebbe firmare con la Samp non appena Schick avrà cambiato squadra. Attenzione anche a Keita Balde, perché l'attaccante della Lazio al momento non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, probabilmente si arriverà, ci si trascinerà questa storia fino all'ultimo giorno di mercato, con la Juventus che ha un accordo con lui per l'anno prossimo, l'Inter che proverà ad anticipare i tempi qualora dovesse perdere Schick, e il Milan che farà un tentativo magari legato al discorso Gabriel Paletta, il difensore che la Lazio sta seguendo con tanto interesse.